Ciao ragazzi, io sono Zero e oggi siamo su Assassin's Creed Syndicate, pronti a proseguire da dove ci eravamo lasciati nello scorso episodio. Conseguenza 8, strani amici di livello suggerito 7. Jacob accetta l'invito di Maxwell Roth. Mantelli scialle di Lady Cyril. Vediamo di che si tratta, perché precedentemente nello scorso episodio abbiamo visto che queste missioni sono diventate davvero molto ma molto simpatiche. Adesso questo Maxwell Roth dovrebbe essere il capo dei Blighters che vuole incontrarci per non si sa quale motivo, quindi... Meglio controllare il retro. Sì, va bene. Trova l'entrata sul retro. Ah, quindi la porta davanti era chiusa. Va bene, si è fatta notte nel frattempo. Io ho appena registrato ben due video di... come cazzo si chiama? Ok, scusate. Dei giochi vari, diciamo così. Parla con il portiniere. Ah, ok, devo parlargli. Mi scusi, portiniere. Mi sa dire a che ora apre? Sono qui per il signor Roth. Armi? No, grazie. Ho già le mie. Giustamente. Vi aspettano sul palco, signore. Di qua. Ma grazie. Ma sti pilati con i cappelli fanno un po' senso, però, è per qualcosa, ma aspetta là, la pelata proprio col cappello sopra. Eccoci. Allora, raggiungi Ruth. Sono molto curioso di scoprire chi è Ruth, sapete? Ah, il nostro frangente? No, arrivato. Non è vero. Maxwell Roth, ecco. Su, sedete. In quest'epoca. Va bene. Sto tenendo d'occhio ormai da un pezzo. Vuole avvelenarmi, eh? E trovo il vostro eroismo nello sfidare il grande Crawford Starrick. Direi magnifico. Grazie. Ho rubato i vostri uomini migliori uno dopo l'altro. Non siete arrabbiati? Al contrario. È questo il sale della vita. Ma il signor Starrick è un'altra. Ma la faccia storia. Un po' sfregiata, non è per qualcosa, sa? Impartisce ordini. È terribilmente noioso. Perché non collaboriamo per eliminarlo? Non sono molto sicuro. Amico, se io non riuscirò a fornirvi un'occasione per colpire Starrick al cuore, allora potrete attaccare il teatro e uccidermi voi stesso. E voi cosa ne ricavate? L'occasione di divertirmi con l'uomo più scaltro di Londra. Va bene, ci sto. Lewis! La carrozza! Si va? Perché no? Scusate per la gola, ma sono un po' di tempo che sto parlando, quindi... Oh, salve! No, ma ha fottuto il posto, bastardo! Sì, sì, sto già sopra, don't worry. Dove andiamo? Ah, ok. Sam Pancras, sì. Sguaisci la spada e colpisci i cavalli. Cosa è successo? No, sapete. Ricorrere per ok, scusate. Ma è un uomo orrendo. Non mi dite. La libertà, Jacob. Rubarla non è soltanto un peccato. Ah, quindi è un assassino questo? Verso l'umanità. Questo è vero. E Sam Pancras come vi aiuterà? Nella stazione c'è un grosso carico di esplosivi da consegnare alla Starrick & Company. E intendete rubarlo? Cosa? No. Ah, ok. Ma allora va bene, guardi. Sì, andrà benissimo. Va bene. Vada però, Senta, mi fa un po' paura. Vabbè, è un po' strano st'uomo comunque. Attenzione, sa fare parkour anche lui. Facciamo una sfida? Che dice? Non sapevo che tutti sapessero fare parkour qui. Che cazzo? Mi sento inutile in questo momento. Aspetti, eccomi. C'è un treno fermo dentro St. Pancras. Quindi? Intendo sbarazzarmi della merce. Guardate sui occhi. È un pazzo, è un folle. Salve. Perché no, Jacob? Perché no? Come dico sempre io, perché giusto no? Adesso un treno viene verso di noi. Il mio? Mi farà entrare non visto nella stazione. Eccolo. Sempre lo vedo. Che rimanga sui binari. Direi buona fortuna, ma non vi serve. Io mi assicurerò che i rinforzi di Starrick non entrino nella stazione. Va bene. Usa il treno in movimento, trova e distruggi i 5 esplosivi, va bene. Eccomi. Entra dentro, dannato. Stacca, stacca, che ci frega. Vai, stacca tutto. Perfetto. Mo distruggi la dinamite dandole fuoco. Ah, ok, quindi questa è una missioncina secondaria che vorrei fare, visto che è molto semplice. Fate voi, giovanotti.
Non è vero, non ci sono, porca vacca. Già mi hanno sgamato, guarda un po'. Comunque, chissà perché poi, attenzione alla furtività del nostro Jacob. Dove dobbiamo andare? Non è per qualcosa, ma qua mi sono già perso io. E... E che cazzo? Va bene, è morto. Distruggi, distruggi, sto arrivando. Un attimo, eccomi qua. Incendia. Cazzarola. Vabbè, stealth o non stealth, ormai è crepato. Quindi damose di qua. No, non c'è nulla di qui. Ups, errore mio. Buongiorno, voi Blighters capirete che lo faccio per il vostro bene. Eh beh, un giorno forse, ma non oggi. Per il vostro bene, però vi ammazzo anche tutti spudoratamente per il vostro bene, mi raccomando, non è che lo facciamo a metà le cose. Ok, loro non ci vedono se noi passiamo qui sotto. Zitti zitti, noi ce ne andiamo e facciamo finta di nulla. Sarebbe un peccato smettere. Giustamente. Così, non ho fatto apposta, mi raccomando, è per il suo bene, per il suo bene. Questa pistola è una mitragliatrice, non è una pistola. Però qui c'è un altro sacchetto, quindi raggiungiamo quella posizione. E lei non era qui che volevo andare, ma va bene uguale. Oh, salve! Non li ho visti a questi. Scusate, mi raccomando. Distruggiamo pure questa. E tra l'altro, ecco, dovevo dirvi una cosa. Per tutto il video dovevo dirvi una cosa e mi sono scordato. Siamo all'ottava sequenza, ne mancano due, l'ottava e la nona. E io ho fatto tutte le missioni sia principali sia secondarie che avevo fino a questo momento. Quindi diciamo che siamo proprio lì lì per finirlo, immagino. Sono al 70%. Senza considerare ovviamente gli altri tipi di missioncine terziarie, come ad esempio recupera i barili, oppure distruggi, non so, recupera i manifesti, recupera, sapete, i collezionabili praticamente. Quindi là probabilmente. Ok, prossimo. Dai, quanti ne mancano di ste cose? Ne mancano due. Finalmente abbiamo incendiato anche l'ultimo, quindi direi di andarcene a gambe levate. Va bene, via via via. No, non via contro il cartellone. Via di là, cazzarola, muoia lei. Non guardi troppo con quei baffoni. Via, ok, fatto. Victory. Serve qualcuno che guidi questo mostro di ferro. Ci pensa Jacob, giustamente. Macchinista, salve. Ok. Parla, parla. Nel frattempo noi li ascoltiamo, no? Toglimi le mani di dosso. Nah. Cosa credi di fare? Rubarla? Silenzio. Per favore, giustamente. Silenzio, amico, non facciamo rumore. Che cosa vuoi da me? Palo. Cambio rotta. Cambio rotta, fratello. Oh mio Dio, non è vero. Cambio di nuovo rotta. Ok. Damose, via, fuga. Eccoci. Fatto. Mo. Saresti così gentile da aumentare un po' la potenza? E così scappammo. Splendido! Starrick sarà rovinato in un batter d'occhio. Tanto di cappello, ragazzo. È ubriaco? Scusate ora, ma devo andare. Tornate a trovarmi. Certo, certo. Tutti questi baffetti sexy però qua, eh. Un tipo alquanto bizzarro. Strani amici, giustamente. Completato, usa il treno in movimento, l'ho fatto. Mantelli, scialle di Lady Cirille, lo andiamo subito a provare. Quindi, prossima missione. Facendo anche tutti gli obiettivi secondari, ovviamente ho sbloccato anche... Ok, questo fa un po' pena. Vabbè, lasciamo perdere. Dicevo, facendo tutti gli obiettivi secondari e tutte le missioni secondarie, ho anche sbloccato questo vestitino qui che è molto faigo. Me l'avevo fatto già vedere ed è il nuovo vestito che io ho messo perché è fighissimo. E soprattutto ho sbloccato l'ultima arma, che sarebbe questa qua, ovvero il bastone animato Columba. E poi il miglior bastone animato, che sarebbe ancora più forte, che dovrò sbloccare poi in seguito. Tra l'altro nella produzione ho sbloccato cose davvero molto molto utili, come per esempio, non qui dall'altra parte attrezzatura, ho sbloccato per esempio, dove cazzo sta, la Mars. Pistola davvero eccezionale, ma non riesco a trovare quel rodio, non so adesso come cazzo si chiami o come si dica. Sequenza 8, triplo furto. Livello suggerito 7, progetto guanti da assassino, che ovviamente vedremo. Quindi noi ci vediamo alla prossima missione, io vi taglio la parte e ci vediamo giustamente lì. A fra poco. La distruzione più totale! Ok, basta. Scenda, scenda, Ivy.
Il cavallo nel frattempo se ne va come se non ci fosse un domani. E adesso noi andiamo ovviamente alla prossima missione. Eccoci qui alla sequenza 8, triplo furto, livello suggerito 7. Jacob e Ruth intendono catturare tre alleati di Starrick per liberare il quartiere dal suo controllo. Livello vabbè eccetera eccetera. Guanti da assassino, questo mi fa molto ma molto piacere. Jacob, è stupendo, non è vero? È un corvo? O un falco? Un coralco? Un falcorro? Ho pianificato la nostra prossima impresa. Davvero? Dovremmo fare un prelievo. Tre degli uomini di Starrick stanno per scomparire. Siete il diavolo. Oh, e verrò anch'io stavolta. Non ha senso cedervi tutta la gloria. In carrozza adesso. Come sempre, come sempre. Lewis! Chi è Lewis? Non lo so, per lui, mamma mia, questo. Non uccidere nei luoghi dei bersagli, non lasciar fuggire i bersagli. Eccoci. Andiamo, andiamo. Il soldo di Starrick si sono costruiti delle prigioni. È un terribile spreco. Non potevano formare delle barche. No, no. Perché darsi tanta pena quando puoi volare come il vento? È derapata! Yeah. Palo. Ok, basta. E il vostro corpo? Palo. Oh, cazzo. Sentite, non rompete i coglioni, ok? Ma non rompete i coglioni. Ci vorrà. Va a cagare, va a cagare. L'altro. Oh, che facciamo? Uno sì, uno no. Scusi. Ma vaffanculo, va. Colpisci, colpisci. Raggiungi la National Gallery. Va bene, aspetti, sto arrivando. Un attimo di pazienza che qua troviamo disguidi nella città. Eccoci. Mo. Allora. Cazzo. Ho rotto l'impalcatura che ci faceva salire, ma va bene uguale. Dunque, non uccidere nei luoghi dei bersagli. Quindi, in che senso? Non l'ho capito, ma lo vedremo. Allora, forse non devo uccidere qualcuno mentre ci sono i bersagli da catturare. Vabbè. Sto cercando Miss Cadwallader. Non l'ho vista, però so che sta facendo. Sesso? Sta rubando, signore. Ah, ok. Ho preso una statua qui vicino. Pensavo facesse sesso. Che ne so, mi insinuavo. Vabbè, comunque. Ok. Un portone, bello, molto molto bello. Posso andare ora? Va bene, prima deve essere nei paraggi. Ok, allora il ragazzino è lì che a cui possiamo chiedere altre informazioni. Ma poi c'è ovviamente anche questo scatolone giallo. Che cazzo è? Piedistallo, un piedistallo sembra mancare la statua. Giustamente, si è fottuta una statua gigantesca. Wow, se l'è presa in braccio. Mi dica, dove sarà quella statua? Senta, Nicoletto, sai per caso cosa è successo? Dammi un bacio, qui? No, ok, non sono pedofilo. Miss Cadwallader? Si nasconde nelle fogne. Ah. Quindi ha portato una statua di inestimabile valore. Ma nelle, certo, fogne. Nelle fogne. Bravo, bravo. Va bene, scendiamo. Eccoci qua. Perché nelle fogne? Non lo so, ma lo sa lei, che è pure una donna poi, nelle fogne. Vabbè. E su! Faccia combattimento come... Ah, ok, non dovevo uccidere. Vabbè, non fa niente, non fa niente. Scusi, Ma quanti bersagli ci sono? Tanto per sapere, perché qui ne è uno. Ce ne mancano altri due, quindi ci metteremo un'eternità, secondo me, Vabbè, comunque, in ogni caso, tentiamo di... No, stealth, mi raccomando. Eccola, ci avviciniamo quatti. E al momento opportuno... Nah! Ok. Cammina lentamente, vabbè, non ce ne frega. Dica? Signor Starrick, che la consegna è in corso. Moment. Cazzo di lampada. Aspetti, signorina, mi raccomando. Devo prendere sta merda. L'ho lasciato fuggire io, ma dai, che stronzata. Vabbè, facciamo finta di nulla. Senti. Dai, zitta, giovanotta. Devo... Giovanotta, perché? Devo aprire un attimo questa casicciola. Va bene? Seta di ragno d'oro. Oh, vabbè. Cammina lentamente. Sì, come al solito. Dite al signor Starrick che la consegna è in corso. E ditegli anche che sono stufa marcia. Sì. Lo diremo, don't worry, più o meno. E come esco da qui senza farmi sgamare? Dovrei fare tipo... Signor Starrick, che la consegna è in corso. Oh cazzo, non l'ho fatta apposta. Va a cagare, va. Sì, le buone maniere te le do in faccia, guarda. Visto le buone maniere come sono belle, perfetto. Mo, venga qua, signori. Non mi manda, vai, coglioni. Vai, continuate il discorsino, dai. Allora chi? Giaffredo. Porge i suoi omaggi. Giaffredo, te l'ho detto, è lui. Sti cazzo di Giaffredi d'oggigiorno. Oh, Miss Cadwallader, che piacevole sorpresa. Eccoci.
avete notizie dal signor Starrick? Sì, sì. Quando brucerà e morirà probabilmente. Andiamo, va. Prossimo. Facendo un macello. Volete dirmi che non godete dei trionfi delle commedie di successo? Si levi dai coglioni. Degli elogi. Mi piace divertirmi. Ah, il parco. Il rifugio del capo della sicurezza di Starling, tale Benjamin Raffles. Vabbè, voglio sentire. E vabbè. Oh, sorry cavallo, sorry. Vedo che il cavallo ha una testa d'acciaio proprio. Attento. Vabbè. No. Sono sempre al suo piano. Non l'ho fatto apposta. Frena, cazzo, cavallo di merda che distrugge tutto il mondo. E che cazzo. Allora, mo. Mo. Andiamo di qua. E devo rapire, penso, quell'uomo. Quindi con la gente attorno sarà un bel po' complicato. Io ci provo. Ovviamente ho aumentato al massimo. Aspettate. Ora. Vabbè, ci ho provato. Damos, non è vero, non è vero. Vabbè, comunque stavo dicendo, se vedete che i tipi mi guardano ma non mi attaccano, aspetta, scappa quello, e che cazzo. E non mi attaccano è perché ho aumentato al massimo l'abilità, diciamo, dei blighters, o comunque dei miei compagni, dei tipi, come si chiamano? Dei rooks, quindi una di queste comprendeva il fatto che quando mi vedevano non mi attaccavano. Il vero bastardo qui è il vostro padrone. Allora salite pure dietro. Aspetta. Oh, guarda lì che steltaggio. Arrivederla, arrivederla. Ok, fatto. Quanto pare siamo troppo stealth, troppo stealth. Più o meno ho ammazzato un po' di gente, ma dettagli. Vada dentro, faccia l'amore con quello. Non è vero, è sparita la signora. Vabbè, andiamo. Sì, non urli, non urli. Oh, sorry. E che cazzo. Semina, semina. Va bene, seminati? Direi. Chester Whiteboard, sbirro di giorno e spia di notte. Facciamolo sparire e Starrick perderà la sua talpa nella polizia. Ah, bene. Bravo per aver retto il gioco così attento. Lo è davvero, caro ragazzo. Volete vedere che è Aberline? No, non mi fido, non mi fido. Allora, di qua, eccoci. Frena! Tiralo, oh cazzo, tamponato. Benvenuto a Scotland Yard. Danni, danni. Ok, Scotland Yard, rapisci Clastrigne Giovannino. Va bene quello che dice lui. Allora, adesso, il tipo è quassù. Scusate, io dovrei... Non fate caso a me, non rompete soprattutto i coglioni che qua stiamo lavorando. Aspetta. Ok, questo è qua, quindi entra e entra. Mi scusi, E vaffanculo. Perfetto, super stealth stavolta. Siamo stati davvero, davvero stealth. Salve, Swinburne. Ora non facciamo scene. Mi raccomando, No, no, non urli, che questo è sordo tanto. Dove mi state portando? Un bel doppiaggio, però. L'ho visto in un film un doppiaggio del genere. Non ricordo chi l'avesse, ma era davvero molto, molto bello. Vabbè, comunque, guarda un po'. Si guardano il culo a vicenda. Giovanotti, dovrei passare, Sti guardoni. Se, ok, perfetto. Mo. Mo so cazzi. Senta, può togliersi un po' dai coglioni? No, Scusi. Mi scusi, pur uomo. Non la passerete certo liscia. Oh, invece sì. Dove mi state portando? A casa, a casa. Probabilmente. Un amico ci tiene a farvi un saluto. È un cestino, no, non so. È un... Ma quanto tempo? Salve. Spingi. Oh beh, a quanto pare abbiamo finito anche questa. Speriamo, perché qui ho dovuto fare tutta la missione da capo. Quindi immaginate la felicità che ho in corpo. Vabbè, raggiungi il punto di consegna. D'accordo, parlate giovane, altrimenti qua faccio un danno della madonna. Guarda l'ariete 2.0 che riesce a sfondare tutto. Ok, non parlano, vabbè, ho capito. Comunque siamo arrivati e vorrei essere vorrei sapere soprattutto nella sequenza 9 cosa accadrà, perché sono davvero curioso. Ottimo lavoro. Venite a trovarmi all'Alhambra. Ho in serbo altri divertimenti. Ancora. Per noi. Per la miseria.
me non convince. Non so voi, ma a me non convince affatto. Vabbè, perso tutto a parte. Vediamo di che si trattano i progetti, di cosa trattano i progetti da guanto d'assassino e poi ci salutiamo qui, quindi diamo un'occhiata veloce veloce. Allora, sì, uccidi sti cazzi. Dunque, produzione, attrezzatura e guanti. Ah, sono un po' scarsi, molto scarsi. Vabbè, noi ci facciamo ovviamente quello che dovevo fare, ovvero questo qui, il migliore bastone animato al mondo, come il diavolo si chiama, e lo diamo ovviamente ad Ivi, poi lo potenzierò per conto mio. Comunque ragazzi, detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, ovviamente mettete mi piace, condividete, commentate ed iscrivetevi. Nel prossimo episodio andremo a fare questo, ovvero divertimento puro, tirapugni amore in rame, sequenza 8 ovviamente. Poi andremo alla sequenza 9 e finiremo anche questo gioco, che sta comunque finendo abbastanza in fretta. Quindi un saluto a tutti e al prossimo video. Bye bye.